luci che assomigliano. Però questo è quello che non manda avanti la assolutamente stata, tutto il però quello che tu dici è che sicuramente diciamo le generazioni più giovani condividono, perché poi a nessuno fa piacere vivere la frustrazione di sentirsi diciamo migliore dal punto di vista qualitativo di un altro che invece è raccomandato per motivi diversi, però c'è un problema di scollamento tra una società immaginata, una società sana, no? Immaginata in questo modo, e una società che ti dice così dovrebbe essere, ma nello stesso tempo non mette, come dico prima, come dicevo prima, in campo gli strumenti per poi far sì che tu, da persona sana, non raccomandata, che ha la qualità e ha l'impegno come punto di riferimento, eccetera, poi si trova a vivere in una situazione che obiettivamente, socialmente, politicamente, non è attrezzata per garantirti questo. Hai capito? Cioè c'è una contraddizione. Siccome da qualche parte bisogna cominciare. Certo. Io non credo che si possa cominciare da quando voteremo la prossima volta. Io credo che modestamente possiamo cominciare ognuno per la sua vita, per quello che facciamo tutti i giorni. Però i segnali della politica qualcosa ti dicono, nel senso che no, se io per esempio provo, scusami, a fare, a interpretare, cioè il successo del Movimento 5 Stelle. Personalmente è un successo che mi ha preoccupato, perché non ho visto costruzione lì dentro. Posso dirti, ma forse sì, sono un deterrente, no, nei confronti della corruzione, nei confronti delle cose eccetera, ma dal punto di vista costruttivo non ci ho trovato nulla fino adesso che vada nel senso che stavamo dicendo, e questo mi preoccupa. D'altra parte anche tentativo di rigenerarsi di altri partiti, penso alla sinistra, è un tentativo che ancora mi sembra molto avanzato. Cioè anche la politica rispetto a moltissimi anni fa ci sta offrendo una qualità molto bassa. Sì. Se tu domani andassi, venerdì andassi allo sciopero generale, da giornalista, da descrittore di quello che vedi, cosa ti aspetti? Tanta gente che start-up. No, mi aspetto tanta gente che vuole garantire, sì, come dire, vuole buona parte della gente vuole garanzie sulle garanzie. Sì, buona parte sono pensionati, e buona parte sono in attesa di andare in pensione, buona parte sono statali, eccetera, eccetera. Voglio dire, tutto quel mondo di cui parlavamo prima, che non è un piccolo mondo, è anzi il mondo più interessante, non è rappresentato. Perché non gliene frega niente uno che fa, un ragazzo di 30 anni che si sta inventando, no, una nuova coltivazione di non so che cosa, di marijuana terapeutica, e cosa gliene frega adesso del no? Gli interesserebbe sapere come faccio ad accedere rapidamente a dei fondi comunitari? Questo gli interessa. Certo. Posso avere chi mi aiuta, chi mi aiuta per comprare un coltivatore, una roba per la mia piantagione, piuttosto che per i miei, non lo so, qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa. Questo dovrebbe essere, no? Una banca dati, no? Una banca dati che noi siamo l'ultimo paese per le reti veloci, siamo l'ultimo paese di diffusione di internet. Questo di questo non ci sono scioperi. Su questo, perché non gli frega niente a nessuno. Spiego. Questo invece è una cosa, si risparmia 5 miliardi di euro se la bolletta è solo su una pagina. Se tutte le bollette avessero una pagina, invece che le 4 che riceviamo mensilmente, si risparmia. È una roba incredibile, che uno dice, ma perché non ci abbiamo pensato prima? E non vuol dire mettere i caratteri, certo, perché certo. Non ci vediamo
No, vuol dire semplicemente cambiare formato, è una cretinata totale. Si razionalizza. È una che è più banale di così, ci vuole, non lo so. Ecco, però voglio dire, ecco, questo cambiamento, che un giovane ti direbbe, ma certo, ovvio, subito, che palle, perché devi avere 90 cose da fare per aprire un pub per i tuoi ragazzi. Questo è quello che dicevo io. Perché non mi dà la posizione? Perché che viene rappresentato? Il burocrate che mette 92 balzelli o il giovane che tenta di aprirsi il negozietto multistore che è aperto magari non stop perché non hanno voglia di avere un cosa anche il laboratorio che perché ci vuole 97 galassie che ti viene a contare le mattonelle eccetera eccetera, no? Però torno a dire, chi che è rappresentato la forza, no? La forza sociale, il potere sociale è da parte del burocrate, perché quello è rappresentato, quello c'ha no? Il potere al Parlamento, c'ha, no? Dei partiti che si occupano di lui eccetera. Il ragazzo tatuatore non ha un ecco, magari lui vorrebbe, e se noi facessimo questo, cioè ci sono, ne parlavamo anche prima, c'è questa cosa a Roncati vicino in provincia di Treviso, no? che è stata in parte finanziata da Rosso Diesel, che è uno degli imprenditori più intelligenti, certo fa l'imprenditore, non fa Babbo Natale, mi pare abbastanza, è come quelli che ce l'hanno con Farinetti, perché fa soldi, lo deve fare Farinetti, non so, fa pacchi d'oro, poi andiamo a vedere se è comportato sempre giusto, questo è un altro par di mani, ma io mi tolgo il cappello rispetto a un imprenditore che dà un indotto di formaggiari, quelli che fanno tutto ciò che per fortuna abbiamo capito che è il nostro patrimonio, uno dei nostri patrimoni. Bene, allora dico, questa specie di hub, eccetera, è questo paesino piccolissimo, le province di Treviso, sono dei grandi capannoni dove i ragazzi semplicemente si incontrano. Io avevo visto tanto tempo fa una cosa a Berlino di cui avevo parlato, che era esattamente questa, tanti anni fa, e che è questa idea qua, cioè metti dei servizi, degli spazi a disposizione dei ragazzi, dopodiché lo vuoi per un giorno, lo vuoi affittare sul pezzo di capannone per un mese o per due anni, sono fatti tuoi, questo è il contratto, io ti do internet, ti do la facilitazione, ti metto nelle reti dell'Europa, eccetera, 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 e io poi ti porto, non tu devi andare dall'industriale, ma sono io che ti porto l'industriale a dire una volta al mese, ah, cosa fate ragazzi? Ah, questo mi interessa. E me lo compro. Il know-how, il brevetto, l'idea, eccetera, eccetera. Questa realtà qui, da chi è rappresentata? Da nessuno. Questo è il futuro, certamente. Quindi il vero problema è il conflitto armato tra il vecchio, che non ha necessariamente l'età dei nonni, ma che a volte ha anche 40 anni, no, il vecchio, e il nuovo. Il nuovo bisogna però avere coraggio, perché quei ragazzi che vanno a Roncati sono qualità, non sono mandati dal senatore di non so quale partito, no, trovami mezzo anga, dai, che bravo ragazzo. Cioè, secondo te, anche perché il Rosso Diesel ha bisogno di tutt'altro. Ma secondo te questi giovani, questa realtà di cui stai parlando, una realtà maggioritaria o ancora minoritaria? Parlo di questo paese. Penso che sia minoritaria ma forte. E perché non trova. Perché non trova, diciamo, modo per rappresentarsi. Perché se io sono un papà che ti dico cosa vai a Roncate a fare, ma stai qua, no? Che adesso vediamo. No, c'è un'altra cosa, perché non trova questa minoranza, comunque
il modo per rappresentarsi politicamente. Perché non è nel suo DNA, non è, cioè, perché io penso che non è classe operaria che aveva nel suo DNA la rappresentazione del sindacato, la contrapposizione al patronato, eccetera, eccetera. Questo è un altro mondo. Quindi al massimo tu dici esprimi un voto di protesta. Ma non gli frega neanche, secondo me non gli frega neanche, giustamente non va neanche a votare, perché siccome quelli che lui voterebbe non si occupano di lui, non vedo perché uno si debba occupare delle votazioni. No, uno si preoccupa di se stesso, si interessa più se Ryanair apre un volo a Treviso, questo per lui è più interessante rispetto a se il Job Act poi magari beneficerà di qualche cambiamento se ci sarà. Giustamente, io sono molto convinto che abbia ragione. Ma perché bisogna votare? La votazione è un premio, non è un obbligo. Io penso che sia un premio. Io vado a votare perché quello lì è una brava persona, ha delle buone idee, è una persona onesta, e lo voto, gli do un premio. Non vado perché se no mi sento in colpa che non sono andato a votare. Perché devo votare per un disonesto? Pur di votare. No, uno che non ha mezza idea neanche se lo scopre. E secondo te questa situazione è soltanto solo italiana oppure si può allargare? No, io penso che ci sia dappertutto, però sai, io guarda, ho avuto, soprattutto mi è arrivata una mail di un ragazzo che mi ha raccontato una mail bellissima, devo dire, perché poi i giorni ci sono, ecco, perché poi che siano pochi non interessa. L'importante è che ci sia, ecco, sarei preoccupato che ci fosse nessuno. Però anche se sono 5%, 10%, non lo so, adesso le statistiche poi. Però questo ragazzo qua mi ha raccontato quello che lui ha fatto, no? È un ragazzo siciliano che ha fatto quelle cose a Milano, ha fatto quello, poi è tornato in Italia perché pensava, lui poi credo che avesse una questione anche sentimentale, era voluto tornare in Italia, gli sarebbe piaciuto rimanere in Italia, e lui mi ha detto, sai, poi alla fine era a Bologna, così. Ha fatto una richiesta, ha mandato centinaia di curriculum, come fanno tutti i ragazzi, è stato chiamato a un certo punto questo qui, selezione personale, e gli ha detto, ma perché lei non va all'estero? E lui gli ha detto, sono appena tornato. Devo ritornare, cioè. Grazie del consiglio. Bello. Lui alla fine è partito, perché giustamente devo stare qua a essere sottopagato, no? Magari poi arriva la figlia del principale deficiente che mi prende il posto, perché questo è, giustamente vai in un posto dove la tua qualità è l'unica vera garanzia. Io penso che sia, ma scusa, io sto parlando anche di me stesso. Sì, certo. Non è che voglio parlare, io non conosco una busta paga, non l'ho mai vista nella mia vita, non sono un eroe, non sono un genio, non sono niente di speciale, però sono una persona che ha campato bene basandosi sulle cose. Non ho mai avuto una raccomandazione, una volta l'ho avuto per una cosa che non c'è mai stata, forse non c'è mai stata. Quindi è stata una metafora dell'inutilità della raccomandazione. L'unica volta che c'era mezza e non hanno mai fatto il concorso, quindi l'ho vista come un segno del destino. E quindi credo che si possa fare un interno, certo. Le Naudi non mi paga perché ho gli occhi azzurri, mi paga perché forse scrivo delle cose che non saranno delle sciocchezze. Perché mi devo vergognare. Stavo facendo un'associazione, forse una sciocchezza. Cioè, quando diciamo si è tanto decantata la capacità degli italiani di essere risparmiatori, acquistare la casa, al contrario di altri, altri paesi, degli abitanti cittadini di altri paesi che invece non avevano queste, cioè, questo è una cosa che ha dato molto forza alle nostre banche, eccetera, ma in qualche modo è stata anche la causa dell'immobilismo, cioè, nel senso che se tu, come dire,
i soldi invece di investirli avendo, che è un po' come il posto fisso, no? Compro la casa, c'è il conto in banca, devo, c'è risparmio, tutto questo mi ingessa, no? Al contrario di quello che sta succedendo. Adesso mi stavano raccontando che per esempio in Germania, che è l'economia che apparentemente, anche se insomma tutto relativo, tira di più in Europa, in Germania sta succedendo esattamente il contrario. Cioè la Germania, che è stata sempre una nazione dove la gente tendenzialmente va in affitto, va bene, cioè non ha come obiettivo quello di acquistare casa, in presenza della crisi inverte la tendenza e comincia ad acquistare casa. Però no, lo stavo facendo questa associazione perché secondo me funziona con questo discorso del posto fisso, no? E della, che però ti, è tutto garantito, è come se tu ti costruissi una bella incessatura, questo secondo me, no? Dentro la quale ti piazzi e la difendi fino, no, fino all'estremo, perché sei convinto che solo così possa esistere un futuro, mentre invece forse esiste un futuro anche senza incessatura. Guarda, io ero un giovanotto e lavoravo in un ospedale a Londra, Whittington Hospital, a Nord, e il mio professore, insomma, il capo del reparto dove io lavoravo, dopo un po', naturalmente, mi fece sapere che il venerdì c'era un party a casa sua, e questo mi sembrava una cosa, pensavo da povero italiano di essere emarginato, qui in realtà eravamo. E allora nella chiacchiera, questa persona poi si è, era molto formale al lavoro, ma molto informale a casa, e così chiacchierando io, dice anche bella casa, che ha, è sua, in affitto, no no, è mia per 40 anni, mi fa, l'ho comprata per 40 anni, e allora mi venne la cosa, scusi, i suoi figli? E lui mi ha detto, ma cosa c'entro io? No? E io lì capì che proprio non eravamo nello stesso continente, eravamo in due mondi molto diversi, ma non faceva una, io voglio dire, non era una cattiveria. Ma perché? Ma perché non si deve comprare? Devo pensare che tu non ti devi comprare una casa, comprati una casa. Non capirei un po' meno l'affanno che ognuno di noi deve avere, no? Di comprare una casa, ne compro due, tre, quattro, perché così poi. Io non lo so, cioè non capisco, cioè credo che questa cosa sia un po' piombo sulle ali dei ragazzi. Spiego, quello, la differenza che c'è tra gli Stati Uniti e noi. Gli Stati Uniti hanno una mobilità reale, sarà che sono figli di pionieri, che sono cresciuti con le caravan, i cavalli davanti, e no, cercatori d'oro, forse questa è il DNA, sarà anche così. Ma a me piaceva questa cosa, di vedere, no, che a un certo punto la domenica fai il mercatino, no, sul giardino davanti a casa tua di tutte le cose, perché domenica sera passa, no? E non gliene frega niente di lasciare quel posto, perché non era il posto da noi, è il posto dove mia nonna non faceva i discorsi, no? È il nostro avo in comune, no? Quindi bisogna, no, santificare queste cose, forse per carità, poi noi abbiamo anche radici più profonde. No, è anche vero che 300 anni fa questi ancora mangiavano la frutta sugli alberi e noi avevamo diritti e tante altre cose meravigliose. Però, ecco, penso che questo si traduca anche in un valore nel momento in cui avviene una crisi. Io mi ricordo, l'altra cosa dei miei viaggi di gioventù, stavo a Montreal e questo mio amico, che era canadese, una volta, una domenica, mi portò in un bellissimo quartiere, mi disse, vedi questo quartiere qua, vedi che bello, io, sì, però non vedo vita, dice, infatti non c'è nessuno, dice, come mai? Perché sono tutti partiti per Vancouver. Perché? Perché è venuta la notizia che a Vancouver si stanno realizzando aziende, cose, lì c'è lavoro, e quindi invece erano nati.
finito, chiuso, un quartiere di una città, c'era sì, c'era qualcuno, ci sarà altro. Ecco, questa cosa qua da noi è complicata da vedere oggi. No, secondo me. L'abbiamo pensata, no, l'abbiamo pensata in termini subalterni quando Agnelli faceva un fischio, sì, dalla Calabria, dalla Sicilia, sì, arrivavano quelli con la valigia di cartone. No, io sto pensando ai giovani. Cioè invece secondo me per i giovani questa. Ma questo sì, però se tu gli hai regalato la casa a Paioli, quello gli viene anche a dubbio. Certo. No? Perché non devo stare qua nella mia casetta? C'avevo un paziente, un signore che veniva da me, che era di Treviso, adesso so perché Treviso è citata, questo problema. E allora mi dice, era molto disperato perché c'aveva il figlio trentenne in una facente. E allora insomma la cosa stava andando di male in peggio, insomma, c'era un alterco tutti i giorni, eccetera, eccetera, la madre un po' lo proteggeva, insomma. Io gli dissi, guarda, provi, è un signore che aveva un po' di disponibilità, dice, senti, faccia una cosa, gli dica, io ti compro un appartamentino, tu te ne vai fuori dalle palle, va bene? E questo dice, ah, va bene, allora compriamo un appartamento, voleva lui, va lì con la fidanzata, dormendo, eccetera, eccetera, dice, dopo, ma all'affittata è tornato a casa. Il commento era, adesso cosa devo fare? Lo ammazzo. Sì. La domanda che mi fece, no? Ecco, questa cosa qua, no? Di aver tutelato, questa è una cosa molto contemporanea, aver tutelato in maniera anche ossessiva, no? E questa riguarda sempre una parte dei giovani, per carità, l'universo. Però aver iper tutelato, stai qua, mangia qua, la lavatrice te la faccio io, no, puoi fare delle cose che quando io e te eravamo ragazzi non si poteva fare, oggi si può portare una fidanzata in casa, anzi, certo, sì. A casa mia non si poteva, stava sotto, funzionava via citofono, e questa è una bella differenza, no? C'era una tolleranza, oggi si sta anche bene, non sto dicendo che è una cosa negativa, beati loro che hanno maggiore tolleranza, maggiore, come posso dire, anche apertura mentale dei genitori, tante cose belle che ci sono oggi, però tutto questo è a posto, mi spiego, stantio, cioè ha un costo della difficoltà a pensare al viaggio come una cosa giusta e prova, un viaggio che non sia necessariamente appoggiato il biglietto di ritorno, un viaggio, una cosa che ce lo diceva stamattina, no, una professoressa al policlinico, che ha due figli, uno un maschio e una femmina, la femmina lavora a Londra, il maschio un po' gira il mondo, ce lo raccontava con molta passione questi due ragazzi, trentenni, ventottenni, eccetera. E poi mi diceva, mi ha detto così con una voce un po' più bassa, dice certo, non ce l'ho più, no? Non ce l'ho più a casa, no? Come dire, però, no, con 10 giorni d'estate che vengono varie fidanzate ed eventuali, è una gioia, mi ripaga, quindi c'è, ecco, forse non tutti i genitori sono disposti a pagare questo prezzo, perché siamo forse anche più soli. Forse noi stessi abbiamo meno reti di solidarietà, forse, non so, forse i nostri vecchi erano meno soli in questo, non so, forse funziona anche così, ecco. Ma forse, non lo so, forse tu banalmente siamo però una cinghia di trasmissione di passaggio. Trovare, cioè, quelli che, perché poi vince magari il romanticismo, una certa visione così, no? Perché poi è anche affetto, non stiamo parlando di no, cose, assolutamente, per carità, però l'eccesso di affetto è come l'eccesso di fiero per i cavalli.